Li hai trovati? Sono morti. Ma da quello che ho visto, è meglio così. Volevano uccidere tutti quanti. Emergenza Alfa 1, eh? Non è un'idea tanto stupida. Sei un bel tipo, O'Neill. Te l'ha mai detto nessuno? Sono solo realista. Non puoi salvare tutti. È impossibile. Ecco perché la Mobius ha dei piani di emergenza. Se non avessero creato quella macchina infernale, non sarebbe servito un piano d'emergenza. Forse. Ma guarda quello che hanno creato. È incredibile. Sempre fedele all'azienda, eh? Spero che la tua lealtà ripaghi alla fine. Perché per ora non sembra che a loro importi molto di te. Che vuoi dire? Hanno mandato te, no? Scusa, non volevo farti arrabbiare. Tieni. Ne ho ricavate altre. Per il disturbo. Dimmi.
capisco. Cos'è? Un codice?
Queste parti andranno bene per il fucile di precisione.
Almeno tu, Ace! Trovati un altro reclutto! Ok, porte chiuse, finestre sicure, elettricità disattivata. Qui non entra niente. Nemmeno tu, Ace! Trovati un altro rifugio! Questo posto è sigillato! Capito? Merda, che situazione del cazzo! Non ho firmato per questo. Va tutto bene, andrà tutto bene. Sei al sicuro? Devi solo aspettare. Che cazzo era quel rumore? A quanto pare serve una password.
Merda! Va tutto bene, li ho uccisi. Apri la porta. Ho delle domande da farti. Grazie. Mi hai salvato. Pensavo di essere spacciata. È tutto ok, calmati. Che sta succedendo? Come faccio a saperlo? Se qualcuno ha bisogno di risposte, quella sono io. Senti, sono appena arrivato. Sono più confuso di te. Ah sì? Come ti chiami? Sebastian Castellanos. Beh, allora non sei più confuso di me. Non ricordo nemmeno il mio nome o che giorno è. Non so nemmeno dove mi trovo. Dio, cosa mi sta succedendo? Cerca di ricordare qualcosa. Ero in un ufficio e stavo rispondendo alle domande di quella psicologa asiatica. E all'improvviso mi ritrovo in una città sconosciuta, con vestiti mai visti prima. E un tizio che dice di essere mio marito mi dice di correre. Io non sono sposata. Tutto questo non è reale. Non può...
Devo farti delle domande. Sto cercando mia figlia. Ha 6 anni. Si chiama Lily. Non ho visto bambini qui. Solo quei mostri. Cazzo. 6 anni. Oh, mi dispiace tanto. Poverina. Tutta sola in questo posto. Vorrei poterti aiutare. Già, anch'io. Ma non mi darò pace finché non la troverò. Quindi ti sei svegliata qui qualche ora fa? Ore, giorni, non so dire quanto. Come dicevo, l'ultima cosa che ricordo è che ero in un ufficio. Quale ufficio? Mi servivano soldi, così ho risposto a un annuncio per una ricerca sul sonno. Mi hanno prelevato il sangue e visitato. Poi quella donna asiatica mi ha fatto un sacco di domande e non so cosa stia succedendo. Il nome Mobius ti dice qualcosa? Non mi sembra, ma non ricordo quasi nulla. Che cosa sai di quei mostri là fuori? Niente, solo che ti uccidono appena ne hanno l'occasione. Meglio starli alla larga. Sai dirmi da dove vengono? Il mio presunto marito si comportava in modo strano. Si guardava alle spalle, qualcosa che io non vedevo. All'improvviso ha gridato e ha iniziato a trasformarsi. La pelle che ribolliva. È stato orribile. Subito dopo anche lui ha cercato di uccidermi. Quindi erano persone normali. Cosa provoca la trasformazione? Non lo so, non posso aiutarti. Devo assolutamente scoprirlo. Resta qui e tieni la porta chiusa. Fuori non è sicuro. Non vado da nessuna parte, tranquillo. E grazie ancora per avermi salvata. Se ti serve qualsiasi cosa, serviti pure. Devo farti delle domande. Vorrei poter fare qualcosa di più per lei, ma trovare Lily è la cosa migliore per tutti. Questo da dove diavolo è sbucato? Thank you.
file numero 15. Colloquio con il detective Sebastian Castellanos. Detective, mi racconti di quel giorno al Beacon Mental Hospital? Gliel'ho già detto 10 volte. Me lo ripeta un'altra volta? Sembra più un interrogatorio che un colloquio. La prego, detective. Sono io. Terapia che mi hanno fatto seguire dopo. Stava solo psicanalizzando o sapeva qualcosa? Non puoi tenermi qui. Il Beacon. Non di nuovo.
diavolo succede? Erano solo ricordi. Che vuoi? Sebastian, stai bene? I tuoi segni vitali sono impazziti. Stavi per andare in arresto cardiaco. Ho visto il beacon. Ero di nuovo lì. Come può essere? Questo stem è completamente nuovo. Non lo so. Ma so quello che ho visto. Dio, spero non succeda di nuovo. Questo posto è già orribile così. Non voglio rivivere il passato. Questo posto mi fa impazzire. Devo concentrarmi e trovare Lily.
saranno di Lily. Lily! Sei qui? Sono papà! Dove è andata? Lily! È tutto ok? Sono io! Ok, calma. Come faccio a entrare? La bambola di Lily è stata qui. È in pericolo. La stanno inseguendo. Devo controllare il retro da quella finestra. Ok, Lily. Da che parte sei scappata? Ma che... Un altro segnale. Bene. Arrivo, tesoro. Tieni duro.
Proviamoci ancora. Sangue di qualche giorno fa. Spero non sia di Lily. Grazie a Dio. Impronte? Di chi sono? Si è fermata qui per nascondersi. Deve essere in quel magazzino. Brava piccola. Lì dentro sarà pieno di nascondigli. Thank you.
Lily? Lily! Marta. Lily! Veniva da sopra. Sarà passata da qui. Devo entrare. È una bambina coraggiosa e ingegnosa. Starà bene. Devo solo trovarla.
Un'altra bambola? Ma dov'è Lily? Lui, l'assassino con la macchina fotografica. È il figlio di puttana, ha rapito mia figlia. C'ero quasi. Cazzo! Ok, calma. Pensa. Devo salvarla. Il comunicatore non rileva altri segnali. Devo trovare un altro modo. O'Neill, non so se posso fidarmi, ma vuole andarsene quanto io voglio trovare Lily. O'Neill, sono Sebastian. Mi senti? Sebastian, sei tu? La linea è disturbata. Merda, non ora. Forse fuori funzionerà meglio. Sfuggirmi di nuovo. Devo arrivare laggiù. Forse c'è un passaggio dall'altra parte. Bambina, dov'è?
Cazzo, l'ho perso ancora. Magari ora posso contattare O'Neill. O'Neill, sono Sebastian. Sei ancora vivo? Cioè, sei ancora vivo? Bene. Hai trovato il nucleo? No, ma so chi l'ha rapita. Ed è più potente di ogni altra cosa qui dentro. Ma l'ho perso. Forse posso aiutarti a trovarlo. Ho rilevato una frequenza che non ho mai visto. Viene dal municipio. Bene. Dov'è? Guarda in alto. Vedi l'edificio con la torre dell'orologio? Sì? È quello. E come diavolo faccio ad arrivare lassù? È un po' complicato. Torna qui e te lo spiego. Ok. Arrivo.
Ehi, Kidman. Cosa posso fare per te, Sebastian? Il beacon. La mia vita andava a rotoli prima di entrare in quel posto. Entrare nella mente di Ruvik mi ha cambiato per sempre. Hanno detto che era tutto nella mia testa, ma la mia mente non avrebbe potuto creare le cose che ho visto. Non servono spiegazioni, le ho viste anch'io. Già. I tuoi amici della Mobius non si sono fatti problemi a metterti in pericolo, eh? Forse. Ma senza di te probabilmente non ne saremmo usciti vivi. A volte mi chiedo se sono davvero uscito. E ora sono in un altro STEM. E io sono qui con te. Ce la faremo. Come l'ultima volta. Spero che tu abbia ragione. Detective Castellanos, è bello rivederla. È tornato e ha di nuovo bisogno di me. Si sta avvicinando a quello che cerca, lo sento. Mia figlia è da qualche parte in questo posto. Sì, la vedo determinato. Percepisco un cambiamento in lei. L'aiuterò a cambiare ulteriormente. Le darò i mezzi per trovarla. Come posso farmi le...